Ma lo sai che quando facevo il tuo mestiere, c'era sempre un nostro cliente che li chiamava Dirindon. Perché diciamoci la verità, che gli antiquari incontrano anche delle persone buffe, quelli per esempio che sanno tutto, che ne sanno I molto più di tuttologi, te, i i tuttologi, tuttologi. quelli che hanno un mobile in casa che ce l'ha lasciato la Che è il più bello del nonna e che è mondo. sicuramente del 700 perché hanno la nonna del 700. Sono Esatto. vecchissimi, vabbè, insomma, si incontra il dirindon. Oh, vedo un dirindon che avanza in capofila Alessandro Benetti. Bene, posa pure. Tieni il microfono. Grazie. Ecco, bravo. Mettiamoli un po' in vista, questi due Geridon. Indubbiamente tutti e due hanno una gamba sola, E hanno dei motivi hanno dei naturalistici. motivi naturalistici, hanno una gamba mossa, Uno è. però. Però secondo voi qual è quello? Giusto anche a Anche casa? a casa, secondo voi qual è? Intanto quale vi piace di più, direi. A te quale piace di più? In quello Quello ha che hai incontrato anche il mio scelto? gusto, sì. Bene, Sì, bene. sì. Valentina, La stessa concordi, cosa, abbiamo sì. fatto E la scelta insieme. voi, ecco, passagli il microfono. Sì, diciamo che noi abbiamo già vinto cercando, quando abbiamo capito che cos'era il Derindon, come che si chiama? Derindon, sì, Dindon Dan si chiama, Dindon Esatto, Dan. esatto. Quindi, insomma, non sappiamo se Questa sia volta non giusto. siamo tanto convinti però della nostra Però, scelta. diciamo, possiamo anche far vedere il piano di questo tavolino, che Assolutamente è operato, una molto meraviglia. bello. Beh. Va bene, allora, Allora, a questo ragazzi, punto. sciogliamo il mistero. Allora, questo tavolino qua purtroppo non è né veneto né della metà del Settecento. È un oggetto molto bello e molto elegante, è un tavolino olandese del 1820 circa, quindi di periodo Carlo X, lastronato in palissandro e filettato in legni preziosi, quindi molto, molto bello e elegante. Anzi, me l'avete scelto anche con dei riporti madreperla che sono molto, molto fini e molto eleganti. Però, Alessandro, si vede che sei abituato a vivere in mezzo alle cose antiche. Questo è uno spettacolare Guéridon veneziano della metà del Settecento. Guardate che capriccio. Una piccola curiosità, non so se nella televisione si riusciranno a vedere i colori di questo mobile. Questi, il laccatore veneziano, a differenza di quello genovese, collaborava col pittore. Quindi erano dipinti dai pittori, cioè questo potrebbe essere stato in teoria prodotto anche da Tiepolo, che lo dipingeva così a finta roccia, mentre Genova invece il pittore dei mobili non era considerato un artista, era considerato Invece venisse un su Tiepolo, vieni artigiano. un po' qui che Via un mi po' devi qui. dare due pennellate. Tutta questione di politica delle corporazioni, così il mobile genovese Certo. laccato. Eccezionalmente bellissimo, ma è proprio un caso. Di solito è una tipologia bella, ma molto più semplificata. È quello che ha Diciamo portato un po' un po' standard. standardizzata, che è fresca, perché adesso mi dispiace non avere un modello da farvi vedere, però quella veneziana è più leccata. Ma tu quale dei due vedresti quale terrazza del Ducale, non lo so, per creare una Beh, decorazione? alle terrazze del Ducale forse non starebbero bene nessuno dei due, perché il palazzo è molto più antico. E devo dire che Anche le vero, qui terrazze. siamo un po' nel Medioevo con Certo, queste esatto. capriate, Devo queste dire no? che la decorazione più bella delle terrazze del Ducale, dove prossimamente penso ci vedremo tutti a mangiare, sia la luna, quando ci saranno Ma queste pensavo di serate essere io la meravigliose. decorazione più bella delle terrazze del Sicuramente, Ducale. sicuramente. Va bene, Sicuramente. passiamo alla Alla premiazione, premiazione. ragazzi. Mente locale va in prigione per una volta. Vabbè, avete vinto tanto, non vi potete lamentare. Voi invece siete i detentori della coppia che vorrei dare a Valentina Sì, perché mi sembra molto più certo. graziosa di te, malgrado la palestra. E con questo ci salutiamo. Ciao.